Carissimi amici della prognotomia, buona domenica. E allora, dopo la presentazione dell'altro giorno, dell'unboxing, oggi barba con il rasoio russo, home link shaving, lo start, eccolo qua, direttamente dalla Russia, col 0,69 di Gap, modello polished, quindi lucido. E questo è un acciaio ISI, mi pare 303. Un stainless steel, vedete, confezione dignitosa. Rasoio dal peso non eccessivo, ma importante, 105 grammi. Russo, fatto in Russia. C'era proprio la scritta dietro, Made in Russia. E anche il numero di serie, questo qua è il numero di serie 418. Come forma ricorda un po', ma vediamo un po', perché adesso che lo vedo mi torna alla mente il Feder ASD2. Guardate un po', in qualcosa lo ricorda, eh? Non è identico. Non è identico, attenzione, però lo ricorda in qualcosa. In qualcosa lo ricorda. Non è diverso, lo dico già subito. Anche la sagoma, anche l'inclinazione della lama sarà diversa. Comunque, un po' questa forma del pettine con queste, come dire, con questo design lo ricorda, ma non è la stessa cosa. Allora, mi viene in mente così, memoria, magari c'è qualcosa di simile. Così come anche, ad esempio, volete vedere questo qua? È un Cocina italiano, però riprende la forma del Gillette Tech, e vedete che come tipo di forma del pettine, però diverso ovviamente. Vabbè, per cercare similitudini. Come lo armiamo? Beh, siamo in Russia con il Voskhod. Voskhod russa al Teflon. Ecco qua, quindi adesso noi andiamo a... Ho perso il pezzo, andiamo a... Ecco, vedete? Ecco qua. Anche segnato il gap, 0,69, che è un gap importante. Andiamo a prendere la nostra Voskhod. E lo andiamo a montare sul nostro rasoio Home Like Shaving. Qua. La metto montata, vediamo un po' com'è l'esposizione. Ma è abbastanza... c'è? Non è un rasoio che sembra a prima vista così docile. Spero che si metta a fuoco qualcosa. Insomma, l'esposizione non è proprio da ridere. Eccolo qua. Allora, io oggi avevo voglia di cella l'aloe vera. E allora, ho messo a bagno il pennello di Extra Cosmesi, tasso maiale, il misto, il metallico blu. E ciotola turca fatta proprio di quelle più, con tutti i puntini dentro, vedete, guardate. Questa presa in Turchia quest'anno, fatta proprio di, questa è di alta qualità, non è come le altre, questa è ancora più particolare. Vedete che bella, con i tulipani e queste sporgenze che sono molto utili per il montaggio. Allora, quindi avevo voglia di cella all'aloe vera, nuova linea diciamo, e il dopo barba è in freezer, quindi dopo lo useremo in freezer, perché lo voglio bello fresco, fa caldo. Allora mettiamo un po' di cella, molto dura, è l'ultima volta che l'ho usata. Direi che la qualità è giusta, che dite? Sì. Molto dura, si è indurita molto.
credo che non sia un problema. La rimettiamo al suo posto. Ecco qua. Allora, acqua calda, barba di 4 giorni e mezzo, guardate che roba. Quindi mettiamo questo rasoio a parole 9 con la sua Boscold. Viso inumidito e adesso andiamo a inumidire il sapone per il montaggio. Chiama acqua, come avevo già detto quando lo recensì la prima volta, questa cella che gentile regalo di Matteo Preda, è veramente un ottimo prodotto. Cella è sempre stata un'azienda legata alla mandorla, classico sapone di mandorla. A me la mandorla in generale non è che fa impazzire, anche se il sapone era di grande qualità, come tanti mandorlati. Questa devo dire che effettivamente mi piace moltissimo. Andiamo a montare in viso. Montaggio abbastanza agevole. Ma la crema devo dire che è eccezionale. Questo pennello, tasto maiale, fragrante, perché consistenza è veramente importante, però monta. Bene, io direi che possiamo già operare. Home link shaving. Proviamolo un po' con rasoio russo. Di primo acchito sembra molto gestibile, però attenzione, non possiamo ancora saperlo, non facciamoci prendere da... barba lunghissima, Allora, il pettine è delicato, secondo me, per i miei gusti, però l'olio. Rade. Di primo acchito ho un'idea che poi vi dico dopo se al termine della rodatura, perché adesso non posso ancora dirla, perché devo avere la prova. Devo avere la prova.
Allora, io direi che il pelo è andato a toccare, ha portato via moltissimo, non tutto, ma moltissimo. Facciamo il viso e andiamo a fare la seconda insaponata. Andiamo di obliquo con questo start per la soglia rosso. Ecco qua. Allora, andiamo di obliquo. Funzionale funziona, eh? Qui la delicatezza inizia a irrobustire il mio sospetto. Allora, molto molto delicato, in seconda passata con un residuo di barba. Questo pettine perdona moltissimo. Allora, qui praticamente siamo al buono, eh? Però noi facciamo un contropelo di giustizia. Leggero il montaggio del contropelo. E andiamo. Passate lunghe. Passate lisce.
qua. Un po' di mappa. Ma devo dire che non c'è più niente. Andiamo anche a insistere. Più niente. Ok, ora scopriamo. Acqua fredda. Quindi adesso abbiamo anche gli arnesi del mestiere per poter poi dare un giudizio. Allora, la Metavosco del rasoio russo. Particolare, ci asciughiamo un attimo. Rasoio russo o melt shaving start polished acciaio ASI 303, molto delicato. Allora, sospetto che all'inizio qual era? Che questo è un rasoio da tutti i giorni. Questo è un rasoio che ha fatto un pelo, non di fatica, ma non ha eradicato la barba di 4 giorni in una sola passata. Ce ne sono volute tre, però ho l'IBS, quindi va benissimo, ma è così delicato e il paragone col Feder non è così azzardato che non l'ho sentito, che mi permette di fare delle cose agevoli. Vedete qua adesso non è neanche la schiuma, la crema. No. Cioè, taglia il giusto, cioè è molto delicato. E per il prezzo che costa, che sono, pare sui 75 dollari, è un rasoio che offre prestazioni di molto, di un livello maggiore. Cioè, un rasoio che io potrei paragonare come efficacia e delicatezza a un Tatara, a un Feder, a un Rocknell. Quindi è un rasoio che va valutato, secondo me. Io mi sono lanciato in questo acquisto perché ovviamente non potevo resistere, non mi mancava un rasoio russo, però ero un po', avevo paura che fosse aggressivo, devo dire la verità. Però devo dire che invece è il contrario, cioè un rasoio fatto veramente bene. Mi ha stupito il risultato, la delicatezza, la confidenza che ti dà e il rapporto qualità-prezzo. Impressionante, impressionante. Crema da barba Cella, che dire. Ah, boh, la metta scorreva molto bene, effettivamente. Voskhod, insomma, ottimo. Ma non è una novità, la Voskhod gratta un po' con certi rasoi, con altri funziona molto bene. Con questo funziona molto bene. Cella, nuova linea, dalla prima volta che l'ho utilizzata si è un po' indurita. Vedete come sia, come dura. Non, però, appena messa a contatto con l'acqua e con il pennello di extra cosmesi, maiale tasso, il metallico, si è subito sprigionato il montaggio e questo pennello in particolare, che ha questa caratteristica di avere questo mix fra maiale, tasso, pelo animale, quindi robusto, insomma, come pennello, anche questo manico pesante, ma bilanciato, fa garantisce dei montaggi, insomma, efficaci. E quindi la crema, potuto montare, mi ha fatto un bel servizio. Poi questa formazione delicata, non aggressiva, aloe vera, ma io non so quale sia la formazione dell'aloe vera, però effettivamente è molto efficace. Vado a prendere un attimo l'aftershave. Eccolo qua, direttamente dal mio freezer. Guardate com'è bello gelato. Guardate, fuma addirittura. Non so se si vede. Sta fumando, eh? L'effetto caldo-freddo.
il trucco che io uso per stare freschi. Ognuno, io ho visto altri video, trovano degli espedienti, no, per utilizzare anche tutti gli aftershave. Io metterli in freezer, semplicemente, siccome non gela con l'alcol, fino a questo non è gelato. Chiaramente si è un po'... Ecco. Ah. Eh sì, è veramente ghiacciato, eh. Fuma, però la sensazione è fantastica, mattina presto. Ah. Eccezionale, veramente eccezionale. Questo è elegante, questo cella. Ricorda vagamente a me personalmente il Creed come profumazione, però è effettivamente eccezionale. Allora, che dire, abbiamo provato anche la Svio Russo. Ribadisco, questo è un rasoio che almeno al primo utilizzo, ripeto, da tutti i giorni, ma che avete visto ha eradicato una barba di 4 giorni senza difficoltà, 3 passate, ed è un rasoio che con il prezzo che ha, io l'ho pagato, ripeto, quella cifra, si colloca su un segmento secondo me superiore a livello di concorrenza. Cioè questo rasoio, se me l'avessero fatto pagare a 150 euro, ci stava tutto. Cioè è paragonabile a suoi, come dire, omologhi molto più cari. Non sarà forse l'acciaio, non so, non me ne intendo, sarà un acciaio diverso, quello che volete, ma è un rasoio che come importanza, come peso, come rifinitura, come efficacia, come delicatezza, si colloca su un segmento di mercato superiore a quello che costa, oggettivo. Che non costa pochissimo, perché uno può dire, ma 75 dollari non sono così pochi. Ma attenzione, per avere questo tipo di risultato, io conosco rasoi che ne costano 150 di euro, non voglio parlare come in maniera sgrammaticata, di euro, cioè 150 euro, 160 euro, 200 euro, e questo invece ne costa, e ha un acciaio importante, un peso importante, una lavorazione importante e un'efficacia e una delicatezza importante. Sono veramente colpito favorevolmente, contento di averlo acquistato, perché ero convinto di aver fatto, diciamo, una pazziata, diciamo, ma sì, prendiamo un rasoio Russo. Invece devo dire che sarà un rasoio che utilizzerò molto, perché è veramente perfetto per la rasatura quotidiana. Io vi ringrazio, vi auguro buona domenica, continuate a mettere like sulla pagina, iscrivervi. Se volete venire nel nostro gruppo di Telegram, trovate in alto a destra, mi sembra, il link. E niente, grazie ancora, e buona domenica a tutti e buona barba a tutti.